risultato non soltanto della Cremonese di oggi, ma anche della Cremonese contro il Modena, due gol ravvicinati, un assist anche quest'oggi. Però la Cremonese, la sensazione vista da fuori è che abbia sciupato davvero una grandissima occasione oggi. Sì, c'è un grandissimo rammarico per oggi. Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto 80 minuti di dominio praticamente. Quando abbiamo preso i due, poi il Palermo ha preso fiducia, poi purtroppo abbiamo preso anche i gol del 3-2. C'è veramente grande rammarico perché abbiamo fatto una grande prestazione in tante occasioni e peccato non essere riusciti a portare a casa un risultato positivo. Anche il mister ha sottolineato come ci siano stati un po' troppi errori che hanno poi provocato questa rimonta del Palermo con il grande ribaltone finale, causato anche da errori magari da chi è subentrato, però la Cremonese ha avuto l'occasione per chiuderla questa partita. Sì, più che errori nostri, diciamo che potevamo fare molto meglio per quanto riguarda la finalizzazione. Chiudere la partita sarebbe stato un modo migliore per portare a casa il risultato. Non ci siamo riusciti, poi a quel punto sono partite che non riesci a vincere quando pareggi e non devi perdere. Fa molto male prendere il 3-2 e venire a casa da Palermo con 0 punti. I risultati di oggi ridisegnano un po' la parte alta della classifica, c'è grande bagarre, la Cremonese comunque ha dimostrato anche a Palermo che in queste posizioni ci deve stare. Sì, noi siamo lì, adesso siamo tutte attaccate praticamente, quindi dobbiamo ricaricare energie, pensare adesso alla Coppa Italia, poi quando riprenderà il campionato ci faremo trovare pronti. Venendo a te, due gol ravvicinati, una ottima prestazione anche quest'oggi, che sensazioni hai? Il momento adesso si arriva purtroppo alla sosta, poi si ripartirà con gennaio con la Coppa Italia. Sì, io sono contento, mi sono fatto trovare pronto, spero di fare quello che il mister chiede, farmi sempre trovare pronto e sono contento anche per il gol. Grazie. Grazie.